Questa ragazza stava semplicemente giocando a un gioco online, League of Legends. Il caso di oggi riguarda questo uomo che è diventato una delle persone più riconoscibili nella scena del crimine in Corea. Probabilmente avrete già visto questa faccia se siete degli appassionati di crimine. Questo ragazzo è nato nel 1996 ed era un giocatore seriale di League of Legends. Non l'ho mai giocato, non so come funziona esattamente, però sono sicuro che molti di voi magari lo hanno provato o conoscono delle persone che ci giocano. Comunque, per chi non lo sapesse, questo è un gioco in cui tu praticamente fai la tua squadra con altre persone. Gioco online, sembra che crei davvero dipendenza e la gente, una volta che inizia a giocarci, non riesce più a distogliere l'attenzione da questo gioco, almeno per quanto riguarda i giocatori più seriali. Penso davvero che l'elemento comunque di giocare in compagnia aiuti molto, diciamo, a creare questa dipendenza e ti fa davvero venire voglia di giocarci. Questa cultura penso che si sia diffusa soprattutto in Asia, anche perché ci sono dei locali, non so se esistono anche in Italia, però in cui ci sono tanti computer disposti l'uno accanto all'altro e la gente può andare lì a giocare, magari un'ora costa 1 euro. Sono delle specie di internet caffè, come magari ci possono essere in Europa, però secondo me sono molto più sfruttati in Asia, soprattutto in Cina. Io mi ricordo, vabbè, magari non so se adesso le cose sono cambiate, però 10 anni fa veramente tutti li usavano. E andavano lì a giocarci, ci spendevano ore e ore. Poi ci sono un sacco di manga che si possono leggere, in queste manga chissà si può anche ordinare del cibo, quindi capito, ci si può spendere davvero un sacco di tempo, magari per chi non ha i soldi per prendersi un hotel, magari sceglie di trascorrere anche la notte all'interno di questi net caffè. Senza considerare che questi locali sono aperti 24 ore al giorno, quindi veramente la gente ci spende ore e ore. Se siete in Giappone vi consiglio di farci un salto perché sono veramente interessanti da visitare. Il criminale di cui parleremo oggi era solito trascorrere un sacco di tempo in questi locali. Questo criminale, prima che facesse il fatto di cui andremo a parlare a breve, non gli era mai stata diagnosticata nessuna disturbo mentale, tuttavia aveva avuto un comportamento, diciamo, crea casini. Tuttavia, in passato ha ricevuto diverse multe per alcuni suoi comportamenti. Alcune perché stalkerava delle persone, altre invece le ha avute perché ha avuto dei comportamenti piuttosto violenti. Quindi capite che non era una persona del tutto normale o tranquilla. I suoi amici, penso ex amici, lo descrivevano comunque come una persona piuttosto normale, silenziosa, che si divertiva a passare del tempo a giocare molto ai videogiochi sostanzialmente. Questo è il suo volto. Vedete, dall'apparenza sembrava una normalissima persona che potreste incontrare tutti i giorni andando per strada, magari per le vie del Giappone o della Corea, probabilmente. Tuttavia, quello che andrà a fare non è per nulla normale. In ogni caso, che cosa è successo? Mentre lui stava giocando a questo gioco, ha conosciuto questa ragazza, hanno cominciato a giocare molto spesso, sono diventati sempre più amici finché hanno deciso di incontrarsi. Perché sapete, con League of Legends comunque puoi parlare con gli altri compagni di squadra attraverso un microfono e sembra che i due parlassero per molte ore. C'è un sacco di gente che è riuscita a fare comunque delle amicizie anche con League of Legends. Anche positivo talvolta, in questo caso magari no. Quello che è stato detto è che questo uomo e questa ragazza si sono incontrati con altri amici per ben 3 volte. Tuttavia, la terza volta che si sono incontrate, la ragazza si è sentita super a disagio a incontrarlo e ha deciso di non vederlo mai più. Sembra che quello che sia successo è che Kim ha confessato a Ei che ne era innamorato, lei sembra averlo rifiutato. Tuttavia l'uomo non è stato molto felice della reazione della ragazza. Successivamente a quell'incontro, la ragazza lo ha bloccato su tutti i social, ha bloccato il numero, lo ha bloccato dal videogioco e non voleva mai più saperne di lui. Lui invece ha iniziato a stalkerarla, la chiamava anche da dei numeri anonimi o si era fatto un'altra SIM card per poterla rintracciare perché voleva assolutamente continuare a vederla e a parlare con lei. E si è sentito veramente toccato nel suo orgoglio di uomo. Continuando a stalkerarla è riuscito a avere l'indirizzo della ragazza. Ragazzi, questo voglio che spiegarvelo bene perché il modo in cui lui è riuscito ad avere questo indirizzo è assolutamente creepy e voglio assicurarmi che nessuna di voi follower o nessuno di voi faccia lo stesso errore, perché praticamente quello che lui ha scoperto è che nel suo Instagram, nel suo feed, c'era una foto con un pacco Amazon sullo sfondo. Sul pacco Amazon c'era scritto il suo indirizzo, quindi zoomando nella foto lui è
riuscito a capire dove la ragazza stesse vivendo. Cioè, vi rendete conto? Quindi, ragazzi, se avete un selfie in cui si vede l'indirizzo di casa vostra, assolutamente eliminatelo, perché una cosa del genere potrebbe succedervi anche a voi. Mi raccomando, state attenti. Da quel momento in poi, da quando ha scoperto il suo indirizzo, l'uomo ha iniziato a stalkerarla. Lei se n'è resa conto, anche se non lo riconosceva perché era incappucciato, però si era reso conto che qualcuno la stava pedinando, quindi ha preso una lunga strada per poter tornare a casa. Quello che ha fatto in seguito è stato crearsi un nuovo account e ha ricominciato a contattare la ragazza. È riuscito a entrare nel suo team nuovamente di League of Legends e è riuscito a scoprire in che orari la ragazza andava al lavoro e in che orari questa tornasse a casa, monitorando quando era collegata a questo gioco. Una domanda che magari potrebbe sorgere in alcuni di voi è: perché la ragazza non ha chiamato la polizia? E il motivo è perché, anche se volesse chiamare la polizia, in molti di questi casi purtroppo la polizia non farà nulla per aiutarvi, perché finché non è successo un vero crimine non si muove, il che è una cosa piuttosto assurda, perché cosa dobbiamo aspettare? Che questa ragazza venga uccisa prima che qualcuno intervenga? Kim sembrava proprio che non riusciva a lasciare andare questa ragazza, per cui aveva una cotta. In ogni caso, sembra che Kim, nel giorno in cui è successo quel fattaccio, sia andato in un supermercato e abbia preso un coltello da cucina, e in più sembra che dal suo cellulare avesse cercato queste parole su Google: come uccidere velocemente. Lui si è presentato nel condominio dove viveva la ragazza in un momento in cui la ragazza non era in casa, perché aveva controllato, e ha finto di essere un corriere che era lì per consegnare un pacco alla ragazza. La ragazza non era in casa, tuttavia era in casa la sorella minore, che lo ha fatto salire, gli ha detto di lasciare il pacco alla porta. Lui ha finto di lasciare lì il pacco, ma è rimasto lì ad aspettare per ore e ore, finché a un certo punto la ragazza, la sorella minore, è uscita per ritirare il pacco, ma in quel momento il finto corriere era lì ad attendere, è entrato e le ha tolto la vita senza nessuna ragione apparente. Aspettò per altre ore dentro la casa ed è stato quando la madre è arrivata in casa, e anche la madre è stata uccisa dalla follia di questo uomo. L'uomo aspettò in casa per altre ore, fino alle 11 di sera, quando finalmente la sua cotta di League of Legends tornò a casa. L'uomo uccise anche lei. Avete capito? Lui praticamente le ha spezzato la vita solamente perché questa ragazza non voleva mettersi con lui. La cosa che mi chiedo è: perché questo uomo ha dovuto distruggere la sua intera famiglia? La cosa comunque più creepy, secondo me, di tutta questa storia è quello che è successo dopo questo fatto, perché lui è rimasto nell'appartamento per altri 3 giorni interi. Ha iniziato a mangiare il cibo che c'era in casa, a bere quello che avevano, e sembra anche dalle sue ricerche che aveva fatto col suo cellulare che avesse cercato un modo per togliersi la vita a sua volta. Un'altra domanda è: scusami, ma la maggior parte dei criminali, quando commettono comunque il fattaccio, diciamo, cercano di lasciare al più presto possibile il luogo del crimine. Mi chiedo come mai lui sia rimasto per ben 3 giorni all'interno di questa abitazione. È molto creepy questa storia. Probabilmente in 3 giorni ci sono stati amici e parenti che hanno provato a contattare questa famiglia, non ricevendo risposta hanno contattato la polizia, che è andata nella casa, ha trovato l'uomo e lui ha detto che questo è stato un incidente che non era premeditato, e lui ha detto che la sorella più piccola aveva provato ad attaccarlo prima e lui si era solo difeso, quando sappiamo benissimo che non è così. La cosa davvero più spaventosa di questo caso è che potrebbe succedere a chiunque, perché capite, cioè questa ragazza stava semplicemente giocando a un gioco online, League of Legends. Chi poteva immaginarsi che andava a trovarsi uno stalker che poi l'avrebbe pedinata fino a casa, le avrebbe distrutto la famiglia e la sua stessa vita? Questa storia mi fa veramente paura, e secondo me bisognerebbero prendere dei provvedimenti più severi per quanto riguarda internet e cercare di controllarlo meglio, perché fatti del genere non devono mai più succedere. Io non so cosa dire, sono abbastanza scioccato. Ditemi che cosa ne pensate anche voi qui sotto nei commenti. Ditemi se avete mai giocato a questo gioco e ditemi secondo voi quali potrebbero essere magari delle precauzioni che si potrebbero prendere per evitare che cose del genere succedano. Vi invito a scriverle qui sotto nei commenti, che magari potrebbero servire a qualcuno. Io vi ringrazio per essere stati con me e mi raccomando, state attenti.